Signori, nel video di oggi, Sisa, dovremmo votare tutti i ragazzi e le ragazze su Stumble Guys. O meglio, tutte le ragazze e ragazzi di TikTok. Sei pronta, Sisa? Certo che sono pronta, prontissima. Allora, ti dico, innanzitutto mi devo concentrare perché in questa mappa sono veramente una pippa. Anche perché non ci ho mai giocato, porca di quella vacca. Se vinco la partita, mi devi far vedere una ragazza, un influencer, e io devo dargli un voto. Ok, no, no, però non ce la faccio, sono scarsa. Mi stai contagiando, no, Conti? Ti devi qualificare per forza, te lo dico. Ti devi qualificare perché se vincerai anche tu, io ti faccio vedere dei bei maschioni. Ok, ce l'ho fatta, non ci credo. Mi vado a qualificare, Sisa, mi sa che questa partita la vincerò io sicuro al 1000 per 1000. Allora, attenzione, raga, non è facile comunque questa mappa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi ci riuscite, perché è complicatissima, è difficilissima, non riesco a fare niente. Ma mi sono qualificata. Come ti sei qualificata? No, raga, ha vinto Sisa. Mo ti faccio vedere subito un ragazzo. Ma te c'è qualcuno che... cioè, hai una crush tipo per un TikToker oppure un influencer? Sì. Ok. Però non ti dirò chi è, la devi indovinare. Ok, oggi allora lo scopriremo. Ok, Sisa, facciamo una cosa. Ti devi concentrare perché se vincerai questo round ti faccio vedere il primo ragazzo, il primo influencer, non lo so. Allora, potrei essere morta. Come sei morta, Sisa? Ok, ce l'ho fatta. Allora, dato che hai perso, adesso tu mi devi far vedere una ragazza e io gli devo dare un voto. Conti, la prima ragazza dovresti conoscerla, è Lucy Lane. Ah, ma io, a parte che l'ho conosciuta anche dal vivo e ho conosciuto anche Stepney, lo so, ragazzi, sì, sono un vero youtuber professionista. Allora, devo essere sincero, io non rubo le ragazze agli amici, anche se, vabbè, l'ho visto una volta. Quindi, vabbè, io gli do comunque un 8 perché è una bellissima ragazza, niente da dire. Però io ti dico, io sono innamorato di un'altra ragazza che probabilmente dopo la cita, cioè dirai il suo nome perché è molto molto famosa. Io sono innamorato perso di questa ragazza, te lo dico. Per caso i capelli neri, scuri, ha delle cuffie. Ti dico solo che è minorenne. Allora, Conti, però voglio anch'io ora saperne uno, capito? Ok, va benissimo, allora facciamo una cosa. Se ti riesci a qualificare in questa mappa, che tra l'altro è la nuova mappa di Stumble Guys, quindi non so neanche come si gioca, devo essere sincero. Ti sei qualificata? Sì. Adesso ti faccio vedere il primo ragazzo. Che allora, il primo ragazzo che devi votare è Simone Berlini, che tra l'altro l'ho conosciuto, molto molto simpatico. E dimmi cosa ne pensi, ti piace? Allora, il ragazzo mi piace esteriormente, pure simpatico, l'ho visto su TikTok. L'unica cosa è che non mi piacciono molto i biondi. No, ma non è biondo Simone Berlini. Che colore ha? Non è comunque scuri. Ti ho mandato la foto, guarda bene. Non posso distrarmi perché sennò mi squalificano. Raga, dai, non sa neanche che è Simone Perini. Comunque, guardalo bene e dagli un voto. Ah, ok, ma sei tinto i capelli, ok. No, comunque ci sta, ti direi un 8. Ok, ok. Oh, 8 comunque è un buonissimo voto. E per adesso abbiamo dato gli stessi voti. Adesso mi devo concentrare perché chi vincerà questa partita potrà guardare il prossimo ragazzo. La prossima, io voglio vedere la ragazza, se è possibile. Perché da quello che ho capito, tu hai selezionato le ragazze più belle di TikTok, che spero. Certo. Io in realtà non conosco ragazzi belli, anche perché non saprei dirti i ragazzi se sono belli o no. Però mi sono fatta aiutare da mia sorella. Gli ho detto: senti, Martina, mi dici i ragazzi più belli che conosci, così glieli faccio vedere. Sì, se le metto. Sì, va bene. E allora niente, mi sa che vincerò io la partita perché sono praticamente arrivato al traguardo. E prepara già la prossima ragazza. 3, 2, 1 e let's go. No. Allora, Conti, facciamo una cosa. Giulia Salemi, la conosci? Giulia Salemi la conosco. Io però devo fare una piccola critica. Non è cattivera, bellissima ragazza, ma non mi sta troppo simpatica. Non so perché. No, ma come no, ragazzi? Scrivete sotto nei commenti a Conti che si sbaglia. È cattivera, ripeto, non mi sta troppo simpatica. Però è una bella ragazza, quindi comunque 7 più glielo diamo, dai. Allora, ti dico, questa è la nuova mappa di Stumble Guys. E qua dobbiamo sclerare tantissimo, perché guarda quante bombe, quante granate, quanti ostacoli, è un casino. Ma è complicatissima. Come pensi che io passo un livello del genere? Scusami. Lo so, ma il problema è che è difficile pure per me. E io a Stumble Guys gioco tipo tutta la vita, tutto il giorno, tutta la notte. E quindi non so se riuscirò a qualificare. No, no, non è vero, io riesco sempre a vincere. No, ma poi ci sono queste bombe che sono infami. Sono peggio di te, guarda. Ma tu mi hai detto che mi volevi tanto bene. Sono il tuo amico preferito, il tuo youtuber preferito. Me l'hai detto prima. Sì, ma guarda che mi hai fatto soltanto vedere una foto fino ad ora. Ne faccio vedere un'altra, però ti devi qualificare. Allora, Sisa, facciamo una cosa. Per guardare il prossimo ragazzo non devi colpire nessun ostacolo. Devi andare, devi completare la mappa senza prendere neanche un pungiglione che ti va nel... vabbè, capito, insomma. Quindi non devo essere scarsa come te, cioè devo impegnarmi. Non ho ancora preso nessun ostacolo perché sono troppo forte e io in questa mappa sono veramente devastante. Guarda, non ho preso uno. Stai giocando benissimo. Oh, mi raccomando, concentrati perché voglio far vedere il prossimo ragazzo.
ragazzo non è un TikToker, ma è uno YouTuber. Come non è un TikToker? È uno YouTuber e anche molto famoso, te lo dico. Ok, ma è pure simpatico. Non sono io, tranquillo. Lo so che vorresti darmi un 11-12, però... No! No! Non puoi vincere! Sì, sì, bravo, distraiti, distraiti, guarda. Non ci credo, ha vinto Esisa. E adesso ti mando il prossimo ragazzo. E siamo in finale e credo di vincere anche questa partita, anche perché io in Super Saiyan sono veramente troppo, troppo forte. E il prossimo YouTuber, sentitemi bene, è Favi J. Dimmi cosa ne pensi di Favi J. Allora, devo essere sincera. Favi a me sta molto simpatico, però a livello d'aspetto non è il mio tipo. Come non è il tuo tipo? No, gli darei un 7. No, come 7? Favi J 7! Come 7? Soltanto perché Favi gli darei 10. No, vabbè, vabbè, ci sta. Ovviamente non è che se è famoso gli devi dare 10, cioè, tu devi guardare anche la bellezza, quanto gli sta simpatico, cioè, ovviamente il... E allora 9! Vabbè, per la simpatia io do 10, gli amici fidanzati. Sto scherzando! Allora, Conti, facciamo una cosa. Te ne faccio un'ultima, diciamo, una penultima, che forse conosci. Ma non mi hai proposto neanche la challenge. Comunque, vai, fammi vedere sta ragazza e la voto. Che ti devo dire? Minorenne, Sara Esposito. Allora, non posso dare il voto perché è minorenne. Però, 10. Sarà 10. Ma come 10? Ragazzi, abbiamo appena scoperto. Era lei la crush segreta? Stai zitto. Non dire niente. No, vabbè. Oh, raga. Che vi devo dire? È sgavato. Che vi devo dire, raga? Io sono innamorato di Sara Esposito. Ok, dato che mi ha messo in imbarazzo e mi ha fatto vedere la foto di Sara Esposito così a caso, adesso te ne mando anche. Ti mando un'altra foto di un ragazzo. Però devi essere sincera, qua non mi puoi dire meno di 9, te lo dico. Ok, ci siamo qualificati e adesso ti mando un TikTok che è l'amico stretto di Alessia Lanza. Non so come si chiama, Florine, credo, non lo so. E dimmi se ti piace. Allora, qual è il voto massimo? Il voto massimo è 10, da 1 a 10. Allora 10. Mi piace Flor. Ok, abbiamo scoperto anche la crush di Sisa. Bisogna essere sinceri. No, ma sincerissimo, non c'è niente di male, ragazzi. L'amore è una cosa bellissima, quindi non dovete vergognarvi di amare. Cioè, l'amore è bellissimo. Però ti dico, tu mi hai beccato che mi piace Sara Esposito. Ma c'è un'altra ragazza che mi piace molto. Lo so, te la mando. Ma mandamela. Però dimmelo alla fine del round. Non me lo dire adesso. Lo voglio vedere in finale. Ma secondo me lei capita. È una TikToker molto famosa che conoscono tutti quanti. E dopo me la fai vedere, però, Sì, te la faccio vedere dopo. Però ora non pensare a morire. Concentrati. Ok, no, mi devo concentrare. Non ci posso credere. No, si sa. No. Abbandono la partita. Però ti prego, dato che dobbiamo concludere il video, fammi vedere l'ultimissima ragazza. Io ti faccio vedere un ragazzo e poi abbiamo concluso il video. Allora, hai scelto la ragazza da farmi vedere? L'ho scelta. Io ho scelto il ragazzo che ti devo far vedere. E al 3 vi metterò a schermo le persone che abbiamo scelto. 3, 2, 1. No, abbiamo fatto la stessa. Oddio, ma quanto sono carina io. Sono troppo bella. Ma poi tu con i baffi? Ce ne vogliamo parlare? Ma queste foto quanto risalgono? Non so, mi sa tipo a quest'estate, all'inizio dell'anno, perché abbiamo fatto un video nel canale di Esisa dove tipo io dovevo far fingermi una ragazza, lei è un ragazzo. Abbiamo fatto questo content alla fine. Comunque questo video finisce qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Esisa, lo trovate qua sotto in descrizione. E se volete vedere altri video con lei dovete lasciare almeno 357 400 400 like. Cioè, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, raga, ciao. Ciao.